Ciao. Buongiorno, dottore! Eccoci qua, buongiorno, tutto bene, state bene? Siamo in prova, fate prove tecniche, vai, sta, prova, fai, stack, 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 prova, prova, un, due, tre, prova. Buongiorno. Wilson. Come sta? Male, c'ho la febbre. Latte macchiato con cornetto integrale. Wow. Hai visto come si chiama il programma? Tacatacata. Com'era? Bello, bello. Proviamo a commentare delle notizie subito. Ce n'era una. Allora, Epifani dice, ha detto una cosa incredibile, perché qui la situazione, Epifani, guardate qua, lo dice proprio, Epifani, io so, guarda, difenderemo lo Stato di diritto, dice, purtroppo non mi metto a fuoco, non ho capito perché. Io dico, per come siamo messi, io lo difenderei anche di rovescio, perché sono fissato col tennis ormai. Da serio. Mettetevi insieme, siete una bella coppietta. Wilson e Agonia, che coppia, eh? Allora, guardate, l'Italia, siamo noi, eh? L'Italia scivola nella hit parade dei paesi felici. Noi nella classifica dell'ONU siamo solo 45esimi. Ma noi, gli italiani, ma come? Ma dico io, ma guardate, guardate che guarda. Cioè, siamo i 45esimi, i primi chi sono? Fammi leggere, fatemi leggere l'articolo, voglio sapere i primi. Voglio sapere i primi. Dove è scritto i primi? Fa col ditino. Danimarca. La Danimarca. Ma siamo i danesi. Ma dico io. Dai, a Copenaghen. Siete mai stati a Copenaghen? Se sta bene a Copenaghen. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che va di felicità. Avvocato, sei stupendo, soprattutto mi piace la camicia dentro i pantaloni con la cintura aperta, con i bottoni che urlano, apri me. Allora, intanto fate vedere, stavo leggendo il fatto, bisogna fare gli auguri a fatto, però mi fa ridere questa cosa, non so perché, la festa del fatto a me mi fa ridere. Movimento 5 Stelle, chi tocca Casaleggio rischia, perché si sa, lo sanno tutti, che Casaleggio è tecnologicamente avanzato, c'ha la 380 nei capelli, quindi chi lo tocca muore. Non sto scherzando, lui ormai è la tecnologia fatta a persona, lui la sera... Cioè lui si mette in carica. Attenzione, si parla di Mogol, Terremoto News, questa la prendiamo da Terremoto News. Mogol scrive l'inno della Lombardia, ragazzi. Oh, io c'è le mie parole, non so. Può darsi che io non sappia cosa dico, scriverà. Non vorrei mai un terrone per amico. Questa la farà. Con tutto il rispetto per il grande Mogol, noi abbiamo scritto, com'è? Com'era la melodia? Vabbè, noi viviamo in una mitica regione, dal Colosseo arriva ad Arcobolone, gente brava, brava, gente che lavora. Siamo nel Lazio, non c'è rompete il cazzo. Non avete fatto sentire la finezza, nel Lazio non c'è rompete il cazzo. Siete pronti, gemelli di Guidone? Ma fateci qualcosa così, a cappella, la prima cosa che vi viene. Vai, pensate, vi do 10 secondi di tempo, 10. 9, 8, 7. To say I love you, oh no, I just call. To say how much I care, I do, I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart, oh my heart, oh my heart. Applauso. Siete stati talmente smielati che vi giuro il mio diabete è salito di 2 punti. Fabio Fazio ha detto sì, ok, io Fabio Fazio nel senso che Assad è identico, ha detto vi faccio vedere le... No, Fabio Fazio, io chiamo Fabio Fazio Assad, vi farò vedere l'arsenale, perché
Fabio Fazio, signori, eccolo qua con i baffi, ora facciamo vedere Fabio Fazio qui, guarda, qui Fabio Fazio e lì Hassan. Mi spiace Fabio che somiglia a lui, perché devo. Eccolo qua. Ci spiegano che cos'è la decadenza! La decadenza, ma nessuno sa cos'è. Senza ricorso la maggioranza sarà sola senza te. Voteranno i senatori, parleranno i relatori, con i soliti sermoni, Silvio fuori dai. La decadenza, ho capito che cos'è. Mio caro Silvio, con sta sentenza, vai in pensione pure te. Che meraviglia, ragazzi! Dolori, dolori per chi commentava. Lui si era scagliato contro Miss Italia e mo Miss Italia se la ritrova sulla 7 presentata da Castellitto e Gerini, mica Cotica, cioè ragazzi, due attori di grosso calibro. Tra l'altro vedrete che il direttore, come si chiama, il presidente della giuria sarà proprio Mentana, e volete vedere che si risposerà di nuovo conoscendo la sua prossima moglie. La sua prossima moglie è qua. L'ultima magia della scienza, a trasmettere il pensiero si può. Allora ragazzi, diciamo, diciamo, Casaleggio e Grillo sta cosa la fanno da la trasmissione del pensiero. Ragazzi, qui ci sono le prove, guardate Crimi che il collegamento. Sta, il collegamento. Il collegamento, qui stavano qui era Casaleggio e Grillo, stavano mandando, comunicando le onde celebro, quello che come le onde lì, e lui stava recependo in questo momento. Quindi siete vecchi. Alle prossime Olimpiadi, guardate il nuovo sport per le Olimpiadi, eccolo là, nascondino. Mamma. Posso ragazzi, partecipare pure io. Ragazzi, allora, noi italiani sul nascondino, adesso vorrei dire, noi ci abbiamo il campione del mondo, beh, Matteo Messina Denaro. È un'emergenza d'amore, questo bisogno di te, un desiderio così speciale che somiglia a un dolore per me. E mi manchi amore mio, un dolore forte come un lungo addio. E in assenza di te il vuoto è dentro me. Con te, noi vorremmo cantare con te, alle sei di mattina un caffè, caffè, all'edicola fiore, perché, perché siamo innamorati di te. Quello che state sentendo è la canzone di Laura Pausini, l'ultima canzone con la Kylie Minogue. Ma non è principio imprescindibile di ciò che sei. Grande, bella canzone orecchiabile, Laura, brava, complimenti a te e anche alla Kylie. I tuoi fan mi stanno assillando quasi, quasi mi assillo, perché mi dicono sempre porta Laura all'edicola fiore. E dico io, ci possiamo provare. Allora proviamoci. Cara Laura, mi autofilmo. Organizziamoci Laura, io aspetto una tua chiamata, tu il mio numero di cellulare ce l'hai, che è il 335-6194, quindi tu sai qual è, mi puoi chiamare e ci mettiamo d'accordo. So che partirà il tour da Roma il 9 dicembre, so tutto di te Laura. Al più grande spettacolo dopo il weekend non venisti, non potesti, venisti e potesti, non potesti, però sarebbe carino, no? Una cosa all'edicola, non diciamo il giorno e quando, perché deve essere segreto, perché sennò poi lì in edicola succederebbe il casino. Quindi noi mettiamoci d'accordo io e te, ma poi è presto l'orario, tipo le 6:30 del mattino. Ci penso io alla bimba. Venite tu e Paolo, mettete là, io ti faccio trovare una babysitter che abbiamo noi, la moglie del dottore, farà da babysitter. E agonia. Quindi, cara Laura,
ti aspettiamo all'edicola, magari quando inizieremo ufficialmente, so, verso i primi di ottobre, dai. Allora, tutti i fan della Pausini, indirizzatele questo filmato, ok? Ciao a tutti e limpido!